Halo sahabat Komo Football Indonesia, hari ini saya ditemani oleh gelandang kanan Komo Football, Alessio Iovine. Ciao Alessio. Ciao, come ciao a tutti. Piacere. Bene, grazie, grazie mille. So Alessio, we know that you have been having a nice summer recently. What is it like coming back now to training? Sì, è stata una bella estate, abbiamo ricaricato le batterie. Io ho fatto un'estate un pochino diversa perché arrivavo da un infortunio di fine stagione. Però devo dire che adesso sono praticamente tornato in gruppo ed è la cosa più bella, quindi stiamo lavorando in questo inizio in un posto molto bello che ci permette di rendere al massimo, di allenarci al massimo e quindi dobbiamo semplicemente continuare così in vista della nuova stagione. Alessio, we know that you are a very funny person. I think you're one of the funniest in the team. Do you think there's anybody else funnier than you? Sì, no, devo dire che siamo in generale un gran bel gruppo. Io sono uno di quelli che si diverte di più, diciamo che fa il simpatico e fa gli scherzi nello spogliatoio, però penso che sia importante in un gruppo mantenere alto il livello di autostima e di fiducia. E ovviamente c'è il campo che è fondamentale, una parte fondamentale della nostra vita, ma bisogna stare bene anche fuori e noi stiamo bene, lo stiamo dimostrando da qualche anno a questa parte. So now we know that we're going into the season. What have you been training in the training camp? No, allora con i preparatori atletici stiamo lavorando molto sulla corsa e sulla forza in palestra. Per prevenire infortuni, per stare il meglio possibile. Poi lavoriamo anche molto col mister in campo, con la palla, cerchiamo di nuovi schemi, nuovi modi di giocare. Sicuramente quest'anno partiamo da una base molto solida, perché ci conosciamo in tanti, sì, il gruppo si conosce, quindi siamo molto contenti, infatti anche i nuovi che sono arrivati si sono integrati molto bene. Ah sì. Alessio, now we have many teams even from Serie A that came down to Serie B, like Genoa, Cagliari. Who do you think is very competitive and who do you think is going to be hard to play? Sì, è un campionato molto competitivo, sì. Più dell'anno scorso. Il Cagliari, il Genoa e lo stesso Venezia cercheranno di tornare subito in Serie A, ma anche le neopromosse dalla Serie C hanno grandi società come il Palermo, anche lo stesso Bari, quindi ci dobbiamo far trovare pronti, sarà una battaglia ogni fine settimana, però sono convinto che daremo del filo da torcere a tutti. Ah, sì. Alessio, we know now there's a couple of players that played in Serie B last season and they have left Como, like Vignali, Ciciretti. Do you think the group is stronger now with the new players or do you think it's a bit different? In questo momento sappiamo che ci manca qualche giocatore perché l'anno scorso c'erano parecchi giocatori in prestito e sì. Per ora non sono stati sostituiti. Ma noi siamo molto sereni, lavoriamo con chi c'è in questo momento, sapendo che la società si sta muovendo bene sul mercato e sicuramente farà una rosa molto competitiva sì. per la stagione. Last season, is there anything you feel that you did not so well or maybe you want to improve more this season? Anything in particular? Ma sicuramente c'è sempre da migliorare, anche se in questo momento sono il più anziano della squadra, sicuramente devo migliorare a livello tattico, penso che si può sempre fare meglio. Sono un terzino, quindi il difensore non deve fa fatica, cioè deve fare tutto giusto, diciamo, perché con un errore quasi sempre prendi gol, a differenza di un attaccante. Quindi devo migliorare tatticamente nell'uno contro uno. Sono qua ovviamente per imparare, non mi sento arrivato e quindi niente, cercherò di dare il 110% ogni giorno qui a Como. Ah, sì. What is the target for Como this season? Yeah. Our personal target? No, allora l'anno scorso siamo arrivati tredicesimi e quattordicesimi. E sicuramente cercheremo di migliorare. Vogliamo migliorare, vogliamo entrare in campo per vincere ogni partita. Quindi il campionato è lungo, sì. Sono 38 partite, quindi è difficile adesso fissare un obiettivo. Sicuramente verso febbraio-marzo vedremo dove siamo in classifica e poi potremo fare un pensierino magari anche alle zone più alte. Ah, sì. And the last question for Ale. We saw there was a video of you singing in the locker room. Ah, va bene. Locker room, or you play a bit of basketball. If you didn't play football, what do you think you would do?
Allora non lo so, mi piace molto il basket, però non sono tanto grosso per giocare a basket, quindi l'unica cosa che so è che quando ero piccolo volevo fare il portiere, goalkeeper, però il mio primo allenatore era un amico di famiglia e conoscendo le mie caratteristiche, le mie capacità, mi ha messo in attacco, quindi è cambiata da lì la mia carriera. Meno male, visto che magari i portieri sono un po' grossi, io non sono tanto grosso, quindi probabilmente non avrei fatto la carriera che sto facendo adesso. Ah sì, grazie mille Alessio. Grazie a voi. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Prima casi come football Indonesia. Ciao.